Ciao a tutti, avete appena visto il risultato finale del mio ultimo acquarello. È uno di quei tipici capanni degli attrezzi abbinati a forno che si trovano nei cortili delle abitazioni di campagna. Passavo da quelle parti all'inizio di un allenamento podistico. Mi ha affascinato l'atmosfera che rendeva quel luogo in un limpido pomeriggio invernale. Questi sono gli appunti che ho preso per tenere a mente il risultato che volevo ottenere. Rappresentare quell'atmosfera, così come l'hanno vista, i miei occhi. Mi sono messo al lavoro per decidere le tinte migliori da usare. Come sempre poche, 5 o 6, non di più, da miscelare fra loro per ottenere le tinte desiderate. Eccola, due blu per il cielo, le terre in primo piano con ocre cobalto o turchese, le colline e montagne in secondo piano con gli stessi blu e terra di siena bruciata. Se fai un fermo immagine qui dovresti capire senza grosse difficoltà. La base matita è stata fatta con attenzione alle distanze, ma semplificando come sempre i dettagli in primo piano per non confondere troppo il soggetto. Inizio con la tavola inclinata di 30 gradi. Primo lavaggio del cielo, bagnato su asciutto, a scendere fino alla linea dell'orizzonte. Cerco di caricare il blu sulla sinistra e lasciare più chiaro a destra, da dove proviene la luce. Qui sto aggiungendo un accenno di rosso nel cielo appena appena, serve per dare una luce un po' più fredda. Aggiungo un po' di ocra nel cielo per richiamare la tinta del primo piano. Raggiunto l'orizzonte, inizio a tracciare le montagne. Ci tornerò più tardi a foglio asciutto. Nel lavaggio a scendere inizio anche le colline più vicine. Le tinte di fondo variano al variare della distanza. Più scendiamo e più troviamo variazioni nei colori. In prossimità dell'occhio dello spettatore deve aumentare anche la consistenza del pigmento. Avremo colori più marcati. Evito solo di colorare il capanno. Questo sarà trattato a parte per mantenerlo separato dal suo contesto naturale. Su bagnato inizio ad accennare la vegetazione più vicina. Il foglio in alto ormai si è asciugato, è il momento di delineare i crinali all'orizzonte. In parte li sfumo per dare l'idea di una foschia irregolare.
Ho imparato che in genere non siamo noi a scegliere soggetti da dipingere, sono piuttosto loro a scegliere noi. Gli alberi più vicini vengono disegnati su asciutto, in modo quasi casuale con un pennello senza punta. Aggiungo poi dei ramoscelli col pennellino e gratto via alcune strisce con la carta di credito. In questa fase si lavora prevalentemente su asciutto, aggiungendo colore e sfumando con un pennello asciutto senza colore. Le ombre danno la profondità al dipinto. È importante che tutte le ombre rispettino la provenienza della luce. Qui sto dipingendo le parti in ombra del capanno, ma poi ne aggiungerò anche alla vegetazione, ai pali della recinzione. I piccoli dettagli sono molto utili per dare il senso delle distanze, della profondità.
è giunto il momento di dedicarmi al capanno. L'unica vera difficoltà nel dipingere il capanno è trovare una tonalità di colore che risalti rispetto all'ambiente circostante, visto che il rosso mattone rischia di perdersi fra le colline. Andrò per gradi, provando una tinta chiarissima e caricando man mano. Per l'ombra cerco sempre di evitare di usare il nero. Uso una miscela più consistente dei colori che ho sulla tavolozza, una tinta neutra. Purtroppo il filmato in questa parte è rimasto sfocato. Ho combinato qualche pasticcio, cercherò di evitare la prossima volta.
Aggiungerò un cespuglio sulla sinistra per bilanciare il disegno, visto che questo angolo in basso a sinistra mi sembrava un po' vuoto. Siamo ai dettagli finali del disegno. A questo punto si tratta solo di definire qua e là i particolari e sapersi fermare al momento giusto in modo da non appesantirlo troppo. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che questo disegno vi sia piaciuto. Ci vediamo la prossima volta.